Buongiorno ragazzi, come state? No, non sono morto e non ero scomparso, lo so che non ci siamo visti in questa pausa pranzo, ma non è colpa mia, prendetevela con la Juventus, con chi gestisce le conferenze stampa, con chi va a fissarle alle 13.30, non è ovviamente mia responsabilità, io rimango in attesa di sapere quando vengono programmate e poi le andiamo a commentare insieme, a parte gli scherzi. Con Meiners ha parlato, c'è stata la sua presentazione ufficiale, non aspettavamo altro, almeno io non aspettavo altro perché, devo dirvi la verità, volevo sentirlo, volevo sentire le sue parole, volevo sentire le sue considerazioni anche su quello che è successo quest'estate ed è stata una conferenza stampa non male, c'è solo un piccolo problemino e cioè che è stata una conferenza stampa in inglese, quindi c'è stato un traduttore intermedio. Meiners ha detto voglio parlare in inglese per trovare le parole corrette, quindi si sentiva molto più a suo agio con l'inglese, ha fatto l'introduzione e i saluti finale in italiano perché lui comunque ha vissuto in Italia questi 3 anni, però è stata in inglese, quindi non avremo la possibilità di riportarle uno a uno, già Meiners le ha pronunciate, il traduttore le ha tradotte, le ha un po' adattate, io le ho trascritte adattandole a mia volta, capite bene che quello che arriva a voi non è l'originale, non ho la capacità di fare dei video in inglese, non sono così bravo con la lingua, riesco a farmi capire quando vado all'estero, torno a casa sano e salvo perché riesco a mangiare, ma arrivo fino a lì. E quindi partiamo subito. La prima domanda è quella del canale tematico Juventus, cioè le sensazioni che ha vissuto in questi primi giorni a Juventus e se questi giorni sono serviti per capire anche le richieste del mister. Tiago Motta e il mister Tiago Motta. Ecco, Meiners dice: fantastico ed emozionante. Avevo aspettative molto alte e sono state soddisfatte. C'è un bellissimo rapporto con l'allenatore e i compagni ed è stato bello avere qualche giorno per preparare insieme le prossime partite. È una bellissima sensazione, sono felice ed emozionato. Domanda di Giovanni, molto bella, alla quale Meiners non ha risposto esattamente in maniera precisa, perché gli ha chiesto quando hai deciso di venire alla Juventus. E lui ha risposto dicendo: quando ero bambino guardavo il campionato italiano, guardavo le big e quindi guardavo anche la Juve. E quando sono arrivato in Italia ho continuato a farlo e mi sono reso conto di quanto sia sensazionale la Juventus, quindi ho continuato a seguirla. Ho giocato qui con l'Atalanta, ho respirato l'atmosfera e ogni tanto continuavo a pensare tra me e me, mi piacerebbe giocarci. Quando è arrivata la possibilità non ho avuto dubbi, c'era solo una squadra in cui volevo venire a giocare ed era la Juventus. Ora, Meiners ha fatto veramente di tutto per accontentare questa sua necessità, questa sua voglia di Juventus, quindi non mi sembra il classico giocatore che si presenta dicendo ti fatto Juve fin da bambino, anche perché ha detto in generale io ho seguito il campionato italiano, non la Juventus, tra cui la Juventus. Per lui ha veramente fatto di tutto per poter venire qua da noi e quindi siamo molto felici e contenti che lui sia contento a sua volta. Non ha risposto nel dettaglio, non è andato a dire il giorno 23 di luglio alle ore 14.57, no, non è stato così. È la prima volta che parli, abbiamo sentito Gasperini, ora vorremmo capire la tua versione. Come vi siete lasciati con l'Atalanta? E Meiners dice: penso che la cosa più importante è quella di aver trascorso i bellissimi anni a Bergamo. Abbiamo anche vinto insieme un trofeo, che è stato il mio primo in carriera. Oltre alla squadra io sono cresciuto non solo come calciatore ma anche come uomo. La città è sempre stata meravigliosa con me e la mia famiglia, sono stati anni eccezionali. Nell'arco della carriera di un calciatore ci possono essere punti di vita differenti, ma fa parte del calcio e della vita. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma ora sono contento di poter essere alla Juve per una nuova avventura. L'ha buttata giù nella cosa più facile possibile, e cioè capita a un certo punto della carriera di voler cambiare. Semplicissimo, è andata così e credo che vada rispettata questa sua volontà, non so che altro dire sinceramente, ma abbiamo già discusso tutta estate di questo punto. Hai degli obiettivi numerici come gol o altro? E ovviamente Meiners dice: i miei prossimi obiettivi non sono legati o a gol o assist, a me importa della squadra, sono sempre stato uno che serve la squadra, anche il mister mi ha detto che questo è il tipo di feeling che bisogna avere e dal primo momento mi sono sentito parte della famiglia, ma anche in campo io voglio prendermi le mie responsabilità. Voglio aiutare segnando, sì, ma il calcio va oltre a questo. È fondamentale come si gioca, ma anche durante gli allenamenti io voglio già dare il mio contributo. Quindi per arrivare in campo, fare qualcosa di speciale in campo, bisogna partire da lontano, bisogna partire dagli allenamenti. Quindi Meiners guarda veramente le cose basilari che so che tante volte vengono perse, a maggior ragione nella narrazione che abbiamo noi su internet o nella narrazione dei giornali, dei telegiornali, insomma, quando si parla del calcio.
però effettivamente tutto parte da lì, parte dagli allenamenti e da ovviamente i legami che si formano dentro gli allenamenti o nei momenti in cui si riesce a stare tutti insieme. Sei stato capitano della Z a 21 anni, hai avuto un'esperienza internazionale e oggi sei grande. In 3 anni in cosa sei migliorato e in cosa devi lavorare per crescere? Anche questa domanda è molto bella secondo me. E Cobbeners dice: è divertente perché io ho anche giocato come difensore centrale in Olanda per diversi anni. In Italia non tutti mi conoscevano, poi ho giocato più avanti, ho giocato anche quasi come ala, ma io preferisco giocare come centrocampista. Se devo imparare qualcosa o migliorare qualcosa, dico giocare in diverse posizioni. In difesa poi puoi percepire il campo diversamente. Vorrei diventare un giocatore completo. Ho feeling positivi delle esperienze che ho avuto e voglio unire tutti questi elementi per diventare un centrocampista totale. Ecco, diciamo che è una risposta molto olandese, mi permettete questo modo di dire, perché in Olanda è stato creato, no, il calcio totale, hanno un'idea di calcio molto specifica, gli olandesi, quasi tutti gli olandesi che vengono formati in queste squadre in Olanda appunto crescono con una mentalità di questo tipo, quindi non mi stupisce il fatto che Cobbeners abbia giocato come difensore, come centrocampista, come trequartista, quasi come ala. È un giocatore che può giocare in tutte le posizioni proprio perché loro sono predisposti per questo tipo di cultura. Bella domanda e anche bella risposta. Ci sono stati 500 tifosi al tuo arrivo, è stata un'accoglienza riservata a pochi. Come vivi questa aspettativa? E lui dice: voglio ringraziare i fan e i tifosi, è stata un'esperienza fantastica. Avevo questa sensazione anche per lo stadio, è stato eccezionale perché mi aspettavo i tifosi così, ma vederli poi mi ha fatto effetto. Le aspettative sì, sono molto alte per un club simile, però mi piacciono le responsabilità e dobbiamo prenderci cura di tutto. La pressione c'è, ma mi piace. È quello che cerco come calciatore, soprattutto per le prossime partite e per l'allenamento quotidiano. Veramente cultore del lavoro, eh? Continua a parlare dell'allenamento quotidiano, che è la cosa migliore che c'è. Come squadra noi accogliamo e accettiamo la responsabilità per garantire una performance ai massimi livelli, perché vogliamo soddisfare le aspettative. Bella domanda, bella risposta, perdonatemi, la risposta è stata molto molto precisa, diretta, e poi io sono fatto così, quando si parla del lavoro e delle aspettative che devono essere ripagate, faccio fatica a non farmi trascinare, vado dentro a piedi pari. Sei passato al numero 7 e al numero 8, per quale motivo? Io ho chiesto l'8, che è importante, dato che ho sempre giocato con questo numero in Olanda. Sono cresciuto con questo. All'Atalanta non era disponibile, ma qui era libero e sono grato che mi sia stato dato. Ecco, questa forse è una domanda un po' così. Perché hai scelto l'8? Perché mi piace l'8. Non ci avevi pensato, eh? Eppure così. Thiago Motta è stato ispirato da Gasperini, ma in cosa è diverso? Thiago Motta e Gasperini hanno lavorato insieme al Genoa, quindi sicuramente Thiago Motta è stato influenzato anche dal Gasp. E dice: ci sono delle somiglianze, gli allenamenti sono intensi, vuole pressare gli avversari ed è un aspetto che apprezzo. Non solo quello che piace a Gasperini e Thiago Motta, ma piace anche a me. Le differenze sono magari legate ai moduli, 3 o 5 difensori all'Atalanta, noi 4, ma è sempre difficile perché anche quando giochi una partita puoi giocare 3, 4 o 5 difensori. Hanno in comune l'intensità con cui puoi giocare le partite ed è un modo perfetto di giocare per me. Prima parlavamo di calcio totale, diciamo che il calcio moderno va molto in questa direzione, e cioè di non essere fossilizzato sullo schieramento numerico con cui vai a mettere in campo, no, tutti i giocatorini sulla linea, no, non è quello. Quindi è ovvio che Cobbeners si riveda all'interno di queste peculiarità, sia di Gasperini che di Thiago Motta. Perché? Perché sono due allenatori che giocano un calcio molto moderno e Cobbeners è un calciatore che viene da quella formazione lì e si rivede molto in questo tipo di impostazione. Thiago Motta ti ha chiesto qualcosa? Hai avuto anche consigli a livello umano dopo l'estate che hai vissuto? Un compagno che ti ha colpito in particolar modo. Non ha risposto un nome di un compagno, però dice: ho parlato con il mister, mi ha dato il benvenuto, ma è esigente, però me l'aspettavo e questo mi fa felice. Ho parlato con tutti i compagni, ho visto tutta la squadra prima della pausa nazionale e c'è tanta intensità in allenamento. Veramente, io non so quante volte abbia ripetuto la parola allenamento ed è bello che sia così. Thiago Motta mi ha spiegato la filosofia, la tattica e lo stile di vita, ma anche come ci rapportiamo tra di noi. C'è un feeling positivo tra tutti, sia durante gli allenamenti, sia durante le partite. C'è fame ed energia, e questa sicuramente è la cosa migliore che un tifoso può sentire da parte di un giocatore che arriva in una squadra che sta iniziando un nuovo ciclo. Ci deve essere fame, energia, positività, voglia di lavorare, perché sennò vuol dire che siamo già saltati per aria. Per il momento ci sono, quindi accontentiamoci di questo e poi vediamo come si trasforma tutta questa roba all'interno del campo da calcio e quindi nei risultati.
Hai detto che è uguale per te giocare avanti e indietro. Avete lavorato in entrambi le posizioni e poi martedì ci sarà una partita speciale in Champions contro un olandese. Il mio ruolo adesso è un po' più avanti, quindi giocare dietro agli attaccanti. Mi piace molto. Ho imparato molto anche a giocare al centrocampo. Posso giocare a 360 gradi, perché in alcune partite magari ci si abbassa un po', si va a destra o si va a sinistra, ma io posso accontentare e soddisfare tutte le esigenze. Sì, in Champions sarà una grande partita. Nel nostro stadio, io conosco alcuni calciatori del PSV, ho giocato contro tanti di loro o con tanti di loro, quindi posso aiutare anche la Juve dal punto di vista tattico, ma noi dobbiamo pensare alle nostre qualità e al nostro gioco. In effetti non avevo pensato questa cosa. È un bel parallelo e non vedo l'ora di tornare a vedere la Juve in Champions. Apro e chiuda, chiusa parentesi. A che punto sei fisicamente? Sei pronto per giocare al primo minuto? Sto veramente bene. È stato un ultimo mese difficile, ma sono in forma. Mi sono allenato intensamente. Sono stato felice di giocare 45 minuti con la Roma e ora sono pronto a giocare dal primo minuto perché mi sono allenato per 2 settimane. È una bella sensazione anche per il grande benvenuto nel club e ora dobbiamo concentrarci sulle partite da giocare. Guardavi la Juve da bambino, come hai detto te. A chi ti sei ispirato? E lui dice, devo dire Zinedine Zidane, eccezionale fonte di ispirazione. Però, considerando che Kupeners è un classe 98, io sono abbastanza convinto che lui non abbia mai visto la Juventus di Zidane dal vivo. Quindi sicuramente si è recuperato delle partite di Zidane, o Zidane è un giocatore che l'ha ispirato in particolar modo, ma la Juve di Zidane sono abbastanza convinto che la possa aver recuperato al massimo in VHS o qualche DVD. Infatti poi dice... Ha giocato anche qui, ma ci sono stati calciatori come Pirlo e Marchisio e quindi ho un feeling speciale per questo motivo. Qui hanno giocato in tanti, ma ne ho citati solo alcuni. Ecco, Pirlo e Marchisio sono assolutamente invece dei giocatori che Kobmeiners può aver visto giocare alla Juventus quando era bambino. Su questo ci credo molto di più. Zidane magari è il suo idolo, no? Il giocatore a cui si ispira di più. E quindi un grosso in bocca al lupo per cercare di emulare una carriera anche solo lontanamente simile a quella di Zinedine Zidane. Avevi avuto l'occasione di parlare con De Ligt? È il museo della Juve, l'hai visitato? Sì, ho parlato con De Ligt perché gioco con lui in nazionale e quando giravano queste voci ne abbiamo discusso. Ho chiesto sia del club che della città. Non sono ancora andato al museo, ma ci andrò sicuramente perché ho visitato anche altri musei come quello del cinema o vorrei andare a quello egizio. Voglio imparare a conoscere questa città sempre meglio. Ecco, questa sembra una cosa scontata, banale, ma un calciatore che vuole andare a visitare dei musei per conoscere la storia della città in cui vive, e quindi anche quello della Juve per conoscere la storia della squadra in cui gioca, ma questo è già secondario. Però è bello, perché non è una cosa che solitamente sentiamo dire un calciatore. A me piace il fatto che ci siano queste mosche bianche che siano anche particolarmente legate alla cultura. Mi è piaciuta molto questa risposta dei Kobmeiners. Contro la Roma hai parlato tanto con i tuoi compagni, ti senti un leader? Questa è una cosa che abbiamo sottolineato anche nelle pagelle e infatti mi ha fatto piacere sentire una domanda di questo tipo. Come giocatore ho la responsabilità di aiutare la squadra, ho sempre voluto essere un leader in campo, anche senza la fascia di capitano. Se dentro la squadra guardiamo bene, tutti provano a dare il proprio contributo. Non è il discorso di avere un singolo leader, ma tutti che si assumono le responsabilità per giocare, allenarsi e mantenere concentrazione e energia. Dobbiamo condividere la responsabilità, ma c'è questo tipo di mentalità ed approccio. Veramente l'allenamento è la base della vita per Kobmeiners e per un atleta. Direi che è giusto che sia così, meno male che è così. La Juve è pronta per vincere lo scudetto? Qui volevamo fregarlo, voleva rubare il titolone, ma Kobmeiners è stato furbo e ovviamente la Juve è stata furba a preparare questa domanda che sapevano sarebbe arrivata. La Juventus è un club che nella storia ha vinto tantissimo, quindi è un nostro obiettivo. Ma la cosa più importante oggi è procedere a step, partita per partita. È quello di cui abbiamo parlato con l'allenatore. Siamo tanti nuovi e serve tempo per conoscersi tutti e dare il massimo. Oggi è importante l'Empoli, poi sarà importante il PSV, poi il Napoli. Singola partita, settimana dopo settimana. Poi i risultati arriveranno. Noi vogliamo vincere i titoli, ma il nostro approccio sarà graduale. Prendete una pietra, uno scalpello e iniziate a incidere questa risposta, perché questa è la rappresentazione perfetta di quello che secondo me deve essere la linea guida per la Juventus di quest'anno. In assoluto, secca, così. Sono felice che ci sia stato questo tipo di risposta. Ragazzi, è stato lungo, è stata una conferenza stampa importante secondo me, con degli spunti interessanti. Voglio sapere qual è stata secondo voi il passaggio principale, quello più importante, anche quello un po' più bello da sentire. È un ragazzo che mi sembra molto tranquillo Kobmeiners, orientato sulla sua vita d'atleta, lascia da parte un pochettino quello che è il resto della vita che magari il calciatore va a prendere, no,
Kobener si è concentrato su di lui, sul suo allenamento, sulla sua carriera, sulle partite, sulla squadra. Quindi veramente un ragazzo mi sembra d'oro, poi non ho la possibilità di dare una valutazione ovviamente personale, non lo conosco, speriamo che possa darci tante tante soddisfazioni, ma il giocatore è molto forte, quindi sono convinto di sì. Gli hanno fatto una domanda in cui gli chiedevano il numero di gol, io vi ricordo che ieri ho provato a fare la mia previsione del numero di gol di ogni singolo calciatore della rosa della Juventus per la Serie A, se ancora non avete visto il video ve lo lascio qui sopra nelle schede. Ciao ragazzi!